La rivoluzione artistica americana, la sperimentazione più totale e un'incredibile energia sono in mostra dal 24 settembre a Palazzo Reale di Milano. Oltre a Jackson Pollock, leader ideale di questo periodo in cui l'ago della bilancia dell'arte pare spostarsi dall'Europa agli Stati Uniti, troviamo altri 18 artisti esposti, da Rochko a De Kooning, Klein e altri ancora. Per la prima volta nella storia dell'arte, questo gruppo di persone reinterpreta la tela, investendola di alcuni fra i tratti più tipici della cultura americana. Eccola allora diventare terreno di scontro e incontro tra la totale libertà di pensiero yankee e l'azione dell'individuo, da cui il termine action painting. Nasce così la cosiddetta scuola di New York, un fenomeno assolutamente unico che caratterizzò l'America del dopoguerra e che, da quel momento in poi, influenzerà per sempre tutta l'arte moderna. Il centro di questo movimento era il Whitney Museum di New York, a cui si deve il prestito della maggior parte delle opere esposte e di cui abbiamo intervistato il curatore, Carter Foster, che ci illustra quanto il Whitney Museum abbia influenzato quel periodo e quegli artisti e che ci racconta la sua soddisfazione per questa mostra imperdibile. Non so esattamente se il Whitney Museum abbia esercitato un'influenza sugli artisti, ma sicuramente ha sempre offerto tutto il suo sostegno, in quanto è stato fondato proprio per dare sostegno agli artisti viventi. Infatti, le opere venivano acquistate a pochi anni dalla loro realizzazione e ovviamente questo rappresenta una grossa differenza rispetto agli altri musei. Per cui, ripeto, non so quale influenza possa aver direttamente esercitato, ma sicuramente gli artisti potevano visitare le mostre che venivano allestite nel corso della loro vita. Per me è stata un'emozione enorme vedere questa mostra allestita, poiché in effetti nel nostro museo non c'è sufficiente spazio per vedere tutte queste opere raggruppate insieme. Inoltre, questa mostra è stata realizzata con l'uso di un'illuminazione molto drammatica, che a mio parere è molto ben riuscita. Infine, abbiamo domandato a Luca Beatrice, curatore per l'Italia, di descriverci un'opera in mostra e di spiegarci perché non si può assolutamente mancare a questo evento dell'arte milanese. Questo piccolo dipinto di Jackson Pollock in qualche misura anticipa il lavoro che l'artista americano farà sul dripping, cioè su queste grandi colature su tele che lui sdraia appunto per terra, eliminando così il problema della pittura da cavalletto e andando verso una concezione assolutamente fisica, corporea. È un quadro piccolo ma molto suggestivo che in qualche modo ci introduce poi la grande svolta della pittura pollockiana verso la metà degli anni 50, verso il 52-53. Siamo nell'ambito dell'autunno americano, che mi sembra un po' il filo rosso del programma espositivo di Milano in mese di settembre e ottobre. Credo che appunto capire la grande svolta dell'arte americana, della cultura americana degli anni 50, che non è solo espressionismo astratto, ma è anche Beat Generation, è anche nascita del rock and roll, è anche cool jazz che si impone proprio alla cultura di quegli anni, significa capire un momento molto particolare di una generazione che esce dai temi della Seconda Guerra Mondiale e si propone come il nuovo per eccellenza.